amiche e amici, buonasera. Io qui ho fatto delle polpettine, ora vi faccio vedere. Ecco qua, ho fatto delle polpette in umido, in bianco. Dunque, come le ho fatte? Io avevo mezzo chilo di macinato, ho messo nella terrina, poi ho aggiunto un uovo, un aglio tutto a pezzettini, un pochettino di prezzemolo tutto tagliato finemente, ho messo un uovo, pane grattugiato quanto basta, ho messo un po' di latte per rendere morbide le polpette, una grattugiata di parmigiano, poi ho messo una spruzzatina di limone per fare, come si dice, per levare quello che c'è della carne, no? L'impurità. E poi ho messo sale, pepe e ho tutto mescolato e, fino a che vedere che l'impasto era bene consistente. Se non è così, si deve aggiungere una sopa di pane grattugiato, ma io l'avevo messo giusto, mi è servito. Poi ho fatto le polpette, le ho messe qui nella pentola, come vedete, ho aggiunto olio, le ho fatte un po' soffriggere, dopodiché ho aggiunto il vino, l'ho lasciato evaporare e dopo ho aggiunto un po' d'acqua a coprire le polpette e eccole qua, sono cotte in 20 minuti, sono morbidissime e c'è un profumo meraviglioso. E questa è la nostra cena. Più ho fatto dei peperoni arrostiti al forno, come li faccio di solito io, conditi con pollo spellati, li ho conditi con basilico, con la pianta, ho messo un po' di menta, sempre con la mia pianta, ho messo dell'aglio, un po' di limone e sale. E stasera mangiamo peperoni e queste polpettine. Bene amiche, anche se breve, ho fatto un piccolo video. Scusate, ma questi giorni ho ancora un po' da fare, allora non ho molto tempo di far vedere proprio dall'inizio le ricette, però ecco, ve le spiego. Ok, abbiate pazienza, poi tornerò di nuovo dall'inizio alla fine delle ricette. Vi auguro una buona serata, vi saluto e ciao a tutti e buona cena. Ciao amiche Tanna in cucina e seguitemi, mi raccomando, e grazie ai nuovi iscritti. Ciao!